Pur non giocando in maniera eccellente, anzi, ha giocato a parer mio in maniera sufficiente perché ci sono stati degli alti e bassi clamorosi per tutta la partita. Il Livorno stavolta è riuscito a vincere. Perché, secondo me, è riuscito a vincere? Perché a confronto di tante partite viste finora, cioè giocate dall'inizio del campionato, stavolta il Livorno, soprattutto nel secondo tempo, è riuscito a concretizzare un po' di roba che ha creato, ecco. E infatti, appunto, il risultato poi si è visto. E fra l'altro voglio aggiungere che appunto non giocando in maniera eccellente, secondo me il Livorno se l'ha meritata la vittoria, perché comunque in confronto alla prestazione del Modena, in confronto proprio al Modena come ha giocato, il Livorno è stato sicuramente più pericoloso, anche se ogni tanto il Modena ha fatto qualcosa, gli va dato merito. Comunque, parliamo sempre, come faccio sempre, del primo tempo. Allora, primo tempo come mai di consuetudine, il Livorno entra in campo con soprattutto con una mentalità, una concentrazione non del tutto sbagliata, ma sicuramente non giusta. Perché? Perché oggi specialmente, oltre al fatto di delle classiche dormite, delle classiche errori del tipo come nel primo tempo, vado io o vai te sul pallone per di come destra e altre cose, magari in posizione, magari scoperte, insomma. Queste piccolezze lì, che purtroppo sono piccolezze che a lungo andare diventano, tra virgolette, grandezze, cioè si vedono, hanno i loro effetti, ecco. E Livorno oggi proprio a livello di gioco non c'era, ma come ho già detto prima all'inizio video, non c'è stato per tutta la partita, e specialmente nel primo tempo, scusate. E niente, quindi cioè, sul primo tempo c'è da dire ben po', perché comunque è stata una gara che non è stata tanto noiosa, perché a causa degli errori sia nostri che di loro, qualche occasione tutte e due le squadre, cioè, le hanno create. Però dal punto di vista di magari giocate, bel gioco, di regia del gioco, come ti pare, parlando di Livorno e parlando della partita stessa, diciamo, non è stato un primo tempo così tanto avvincente, ecco. Insomma, un po' parole, il Livorno, per riassumere brevemente, il primo tempo, il Livorno nella prima frazione di gara sì, ha creato qualcosa grazie all'attenzione loro, perché senza livelle, con il gioco che appunto ha mostrato, sicuramente in porta non c'è quasi, se non mai, quasi mai, ecco. Insomma, primo tempo 0-0, partita, ripeto, dal punto di vista delle azioni abbastanza divertente, dal punto di vista dei giochi di ambo le squadre abbastanza noiosa, e niente, giusto il pareggio, giusto l'equilibrio, ecco. Si arriva al secondo tempo, anche se il Livorno a livello di gioco stesso non è sicuramente cambiato, perché bene o male si è aumentato un po' il ritmo, ma secondo me, diciamo, fino al 70-75esimo la partita è stata, la prestazione dal punto di vista del gioco è stata uguale. La parte dopo no, perché comunque il Modena per cercare di pareggiare era più su, e quindi c'era diciamo, c'era più, diciamo, ripartenza, contropiede, e quindi c'era anche più bue come usa di, quindi Livorno gestiva un po' meglio la situazione. Insomma, al confronto del primo tempo, Livorno stavolta, ma non in confronto solo al primo tempo, in confronto alle ultime partite, diciamo, da quando si è creata questa sorta di periodo nero, mettiamolo così, ovvero che sono avanti a pareggiare e perderle, mancava l'attacco specialmente, il Livorno è riuscito finalmente a concretizzare almeno qualcosa di quello che ha creato, in questo caso all'inizio del tempo. Sarà forse dovuto dal fatto magari delle sostituzioni che sono state nel tempo, come magari quella di Janic, sarà, non lo so, dal fatto che Pasquato oggi, come del resto Lusci, era veramente ispirato, perché oltre ad aver fatto due gol, che fra l'altro il primo specialmente, secondo me, un dio, un grandissimo gol, però è stato un bel gol. Oggi, tralasciando questa serie, vantaggio, sì, vantaggiato Pasquato, ha fatto una dignitosa partita. E come ho detto prima, secondo me Pasquato e Lucci sono stati, dal mio punto di vista, migliori in campo. Insomma, sarà per questa serie, quello che vi pare. Comunque, meno male, siamo riusciti a concretizzare almeno oggi qualcosa che si è creato. Quindi niente, il secondo tempo, come ho già detto prima, dal punto di vista del gioco molto simile al primo, da aggressività, parlando del Livorno, a livello anche di ritmi un po' forse più veloci, e aggressività, cioè voglia di fare qualcosa maggiore, meno male. E niente, quindi
come finisce il Cieno Tempo? Il Cieno Tempo è finito con Livorno che stavolta è riuscito a concretizzare, ha fatto vestito Benedetti Go, che meno male ci hanno portato la vittoria. Perché Dio, cioè perché inizio video ha detto comunque che Livorno, appunto, lo voglio collegare a questo osso di concretizzare, ha pur non giocando in maniera bella, come magari a volte ha fatto da quando inizia il campionato ad ora, ha meritato la vittoria, perché finalmente, come ho già detto prima, il Livorno è riuscito a concretizzare, nonostante comunque il reparto offensivo, con tutto il rispetto per chi gioca, per ora non rende tanto. Oggi già un po' meglio, perché noi siamo garbati fra l'altro il reparto offensivo, quindi bene o male, diciamo, mi riferisco specialmente alla punta, ovvero Comi, mi è garbato perché ho già fatto le classiche torri o sponde di testa, quando volete chiamare, cosa che, dato che lui è abbastanza altino, fa comodo. E parlando del reparto offensivo, meno male, oggi si è rivisto vantaggiato, che anche se ha giocato gli ultimi minuti, vantaggiato 10 minuti forse, però non me lo ricordo di preciso, meno male, almeno lui è tornato, e io, ma credo tutti noi, speriamo comunque possa, diciamo, riprendere da dove ha lasciato, e vedo da un inizio veramente redditizio dal punto di vista dei gol, ecco. E quindi niente, ora scusatemi se mi sono tra virgolette un po' appenato, però un po' tra virgolette perso quei discorsi sul primo e il secondo tempo, però quello che voglio dire è che Livorno oggi ha meritato di vincere perché specialmente nella giornata odierna io personalmente ho visto il classico, diciamo, mio, come si può dire, no, il mio motto, perché non è un motto, però è il mio modo di dire, ecco, praticamente dove non ci arrivi con i piedi, con la tecnica, col gioco, ci arrivi con la grinta, con l'aggressività e con la voglia di fare qualcosa, di cambiare le sorti, diciamo, della partita, ecco. E quindi diciamo che nonostante, appunto, c'è da rivedere un po' sul gioco, che purtroppo oggi non è stato quello che si è visto in alcune partite precedenti, c'è da però fare tra virgolette da complimenti alla squadra che appunto ha meritato la vittoria a parer mio, perché senza togliere quanto creato dal Modena oggi forse, non lo so, condizionata dal fatto di trasferta, condizionata da quelle pipare, però effettivamente il Modena fra l'altro l'ho nemmeno vista quella grande squadra, ecco, da magari poter competere, mettiamolo così. Insomma, sto perdendo un po' di discorsi, e quindi niente, quindi meno male siamo tornati alla vittoria, che è una cosa importante, soprattutto dal punto di vista sì della classifica stessa, ma anche dal punto di vista morale, perché partì a mille e dopo qualche giornata andà giù di botte e non riuscì a fare niente, secondo me può essere anche una cosa abbastanza demoralizzante per la squadra stessa. Quindi dal punto di vista classifica, dal punto di vista morale, sono contento. Sono altrettanto contento, ma non contentissimo sul fatto della vittoria, ve l'ho spiegato prima. Cioè, ve l'ho spiegato prima il perché, perché sono stati alti e bassi. E niente, ora detto questo, ci vediamo alla prossima partita. Che se non sbaglio dovrebbe essere notturna, cioè reale, me la volete chiamare voi, che è martedì che si va laggiù a Chiavari contro l'Entella. Sarà assolutamente una partita, secondo me, difficile, perché l'Entella, come altre squadre, sono quelle squadre, appunto, che secondo me in casa rompono parecchio i Coglions. E quindi niente, innanzitutto io spero che la voglia e la, diciamo, il morale alto, se c'è, quello di tenerlo, cioè la voglia comunque di riprendere, ecco, di mandare via magari un dia definitivamente, però in buona parte il periodo che si era creato prima di questa giornata vecchia, ovvero per lo periodo nero. E poi spero che magari, non lo so, come ho detto prima, senza togliere meriti, senza togliere rispetto, vai, per Comi, che però magari possa giocare avvantaggiato, magari dal primo minuto, ecco. E che Pasquato resti così, diciamo, in forma, ecco. Via, detto questo, niente, spero abbia capito, anche se, come ho detto prima, in due ore mi ridirò sempre, mi sono un po' perso i discorsi, e niente. Bene, sì, dai. Ale, vi saluto. Ciao a tutti.